Allora, il Georadar aveva ragione? Sì, il Georadar aveva ragione. Devo dire, il lavoro fatto da Paolo Bosco, cioè, è stato un lavoro accurato. Abbiamo cercato di esaminare attentamente, rifare varie volte, perché avevamo il pericolo che potesse esserci degli inquinamenti dovuti al cemento armato. Invece ha risposto fedelmente. Ciò che abbiamo visto con il Georadar sta emergendo fuori. Quindi sta emergendo la cripta? Sembra una cripta, potrebbe essere anche un ossario, però sicuramente per il tipo di formazione morfologica, quella dovrebbe esserci un contenitore di resti ossei dentro. Avete trovato finora? Ho visto dei pezzetti interessanti. No, abbiamo trovato dei pezzi di ceramica del 400, abbiamo trovato un chiodo, e comunque quello che invece è molto interessante, ci dicono che potrebbero essere sepolture, per cui entro stasera credo che abbiamo già delle prime risposte. Ci sono anche i tecnici della soprintendenza? Sì, allora, i soggetti sono comitato, col patrocinio, il contributo e la collaborazione logistica della provincia, dell'ufficio stampa anche, che ha contribuito enormemente anche lui. Due, la soprintendenza che dirige i lavori per legge. Per cui insomma è una sinergia finalizzata a dare una risposta a uno degli enigmi, dei misteri che appassiona e affascina di più il mondo intero. Ce la faremo? Non lo so. Quanto dureranno gli scavi? Dovrebbero durare dai 6 agli 8 giorni. Ma la principessa Strozzi è venuta? Arriva oggi pomeriggio tra le 3:30. Perfetto, pace fatta allora. Ah, no, non solo pace fatta, ma lei è entusiasta della ricerca, tant'è che saremo in Rai a fatti vostri o fatti nostri, non ho mai capito bene, è venerdì, dove parleremo per mezz'ora della ricerca, e anche sarà presente anche la principessa.